un'impresa aerea di Bologna che non comprendesse le sue famose due torri sarebbe una stonatura. E qui tutto è intonato dall'edizione straordinaria di Stadio, il giornale organizzatore del motogiro, alla messa a punto delle motociclette che, in attesa di sfrecciare lungo le strade di tutta Italia, toccano sui rulli i vertici della velocità. Squadre agguerrite si daranno battaglia per 9 giorni consecutivi e quella della Ducati sarà la grande rivelazione di questa terza edizione. Alla punzonatura con gli atleti si incontrano i dirigenti. Ecco l'avvocato Barbieri, presidente del gruppo editoriale e organizzatore. Ed ecco la squadra della Morini che sarà la grande vincitrice e quella della Gilera. Anche noi presenti sulla scacchiera del motogiro. Macchine da presa, auto super veloci e persino l'aereo. E tutti radiocomandati. Dai modellini alla realtà, col teleobiettivo le riprese dell'aereo avranno plastico risalto e con un pilota come Piero Taruffi faremo tranquillamente riprese da terra a 200 all'ora. Partono quaterne di concorrenti a distanza di mezzo minuto l'una dall'altra e noi dietro. Si va verso Trieste, sede della prima tappa. Chilometri da percorrere 441. In totale saranno 3438, ossia 30 di più del secondo motogiro e 57 di più del primo. Sono in gara le maggiori marche italiane. Gran folla sulla Persicetana, gran folla ovunque. Il tifo per la moto comincia ad avvicinarsi a quello per la bicicletta. Le Gilera 175 verranno fuori alla distanza. Dopo aver conquistato 6 titoli mondiali nella velocità pura, collaudano la resistenza delle moto leggere di serie. Collaudo perfettamente riuscito, dirà la classifica finale assoluta. 5 gileristi fra i primi 10. Al passaggio a livello di 100 la febbre di questi audaci non si concilia con la prudenza. Anche i rifornimenti vengono presi d'assalto, con la conseguenza che non tutta la benzina finisce nei serbatoi. A Trieste il teleobiettivo attende l'arrivo del primo vincitore. È il 487 Emilio Mendogni su Morini. Accarezza il bracciale del primo in classifica. Esso gliel'ha dato, guai a chi lo tocca. E nessuno glielo toccherà. Anche nella seconda tappa che ci porta a Padova, chilometri 465, la vittoria sarà sua a una media 115 e 152 di poco inferiore a quella record della prima tappa, 121 e 760. Il 133 è Villa su Ducati, primo a Trieste nella categoria 100, ad oltre 106 di media. Vinto a Padova finirà secondo nella classifica generale di categoria. Il 386 è Saini su Gilera. Non sarà coi primi a Padova, ma nella classifica generale assoluta figurerà nono. A Padova, dove con Taruffi precediamo i concorrenti, Fiori per Degli Antoni, primo nella categoria 100. Alla fine ne sarà il vincitore. Da Padova a Riccione, chilometri 260, una delle tappe più brevi, troverà modo di perdere quasi tutto il vantaggio in classifica generale, che a Padova era di 7 primi 12 secondi su Provini. Vincerà Lattanzi su Mondial. Mendogni, eccolo, era rimasto senza benzina a 15 km da Riccione. Per fortuna ne ha trovato un fiasco, a differenza di questo, costretto a spingere la moto per 16 km. Da Riccione a Pescara, chilometri 449, ritirata la Mondial, lotta in famiglia fra i centauri della Morini. Da una parte il 23enne Mendogni di Parma, dall'altra il 43enne Speziali di Perugia. E il primo vincerà per poco più di un minuto. Il treno è appena passato e le sbarre sono ancora calate, giù la schiena e via. Per fermare questi ardimentosi ci vorrà altro che un passaggio a livello. Adesso la strada si inerpica verso il Gran Sasso, ma le moto mordono la salita senza accusare lo sforzo. Nessuna sorpresa trovare la neve quassù. A Pescara Mendogni conquisterà la sua terza vittoria di tappa e il bolognese Tartarini, vincitore assoluto del primo motogiro e vincitore di categoria nel secondo, conserverà il primo posto nella 100, nonostante una grave caduta che gli ha prodotto una ferita a una gamba. La quinta tappa che ci conduce a Taranto è la più lunga, 483 km. Con Taruffi precediamo i concorrenti al traguardo. Sul rettilineo affiancate le velocissime il Rebello. Primo per un solo secondo Ferdinando Speziali e Mendogni certo non se ne rammarica. È una vittoria che resta in famiglia. Ai protagonisti del motogiro Taranto porge il saluto del suo mare in un mattino d'incanto. Soltanto 45 minuti prima della partenza si ritirano i motocicli dal parco chiuso, dove sono custoditi dal momento dell'arrivo di tappa. 45 minuti per manutenzioni e riparazioni. Lo sfortunato Tartarini toppica sempre. Per mettersi in sella deve farsi aiutare, ma ripartirà ugualmente dando prova di eccezionale stoicismo.
Cosenza avrà perduto il primo posto nella categoria 100, ma a vantaggio di Degli Antoni, un altro ducatista non meno spericolato di lui. Il trionfo della marca bolognese sarà completo e oltre alla vittoria totalitaria della sua categoria, coi primi tre supererà la media del migliore della categoria 125. Altro infortunato è il 148, Armando Bombardini, sarà costretto al ritiro. A Cosenza rivince Mendogni davanti a Speziale, terzo a meno di 3 minuti e mezzo Vezzalini su Gilera, che sarà primo a Napoli. È finito per il 156 Tartarini, piegato dalla sofferenza, è caduto per una scarpata fratturandosi un piede. La Cosenza-Napoli, chilometri 383, ci allontana dall'estrema punta meridionale del motogiro per riportarci su verso Bologna. Avviandoci a Napoli, assistiamo a una specie di gara auto-moto-aerea, in cui il nostro pilota sembra volersi trasformare in un pilota terrestre. Lasciamo Napoli, dove ha vinto Vezzalini su Gilera, e filiamo verso Perugia. Dall'alto diamo uno sguardo panoramico alle strade della gara. Vediamo due Ducati tenere testa bravamente alla 2005 di Taruffi. Il brivido della velocità suscita un'ebbrezza comunicativa. Il pilota del nostro aereo ne è chiaramente contagiato. Perugia, sua città natale, Speziale teneva molto ad arrivare prima, ma le candele lo hanno costretto a più di una sosta, per cui si dovrà accontentare del secondo posto a meno di mezzo minuto da Mendogni. Eccoli ripartire per la nona e ultima tappa, che in 274 chilometri li riporterà a Bologna. Ultima tappa anche per Taruffi, vecchio centauro tornato fra centauri, sia pure sotto le vesti di automobilista. E con lui al volante possiamo seguire, sino a provarne un capogiro, la fulminea cavalcata di Emilio Mendogni. Ogni curva un rischio, ma questi giovani sono lieti di poterlo affrontare e superare. Così si vince e così si è campioni. Dopo 9 giorni di emozioni torniamo a salutare le due torri. Sprecciano i vincitori verso l'ultimo traguardo. Oggi primo Speziali, secondo Mendogni. Applausi per tutti. E molti ne riscuote Degli Antoni, che con la Ducati ha vinto a quasi 100 di media. È una media primato, 105-635, è quella della Morini, con cui Mendogni ha scritto la più bella pagina della sua breve e già luminosa carriera.